Abbiamo presentato l'Osservatorio delle politiche sociali, è un report che riteniamo molto importante perché ci permette di avere una fotografia ben precisa e puntuale dello stato dell'arte, dell'erogazione dei servizi su tutto il nostro territorio. Sono dati molto attendibili perché presentati direttamente dagli enti gestori dei comuni, sono stati elaborati e è uscito questo report che ci può dare un'utile modalità di interpretazione dei servizi ed eventualmente effettuare una comparazione di tutto quello che viene erogato sul nostro territorio e attuare delle politiche integrate di programmazione per rispondere sempre di più al vero fabbisogno del territorio stesso e della popolazione. Dati che riguardano i vari tipi di servizi, quindi vanno da diversi tipi di utenti che possono essere i minori, gli anziani, i disabili, dati che prevedono anche di indagare sul tipo di risorse che vengono utilizzate, sulla quantità di risorse, un utile feedback che permette a tutti quanti di intervenire in maniera più adeguata sul territorio che noi rappresentiamo. Ma l'aspetto rilevante di un osservatorio è capire quanto si spende, dove si spende, chi spende. Questo è il senso, non è un osservatorio che serve a, come dire, a controllare nulla, ma a definire dove vanno più o meno le politiche. Quindi abbiamo definito, ma questo è un dato probabilmente conosciuto dai decisori politici, la dimensione, stiamo parlando di un 46 milioni di euro di spesa per il sociale da parte degli enti gestori nel 2010, stiamo parlando di un 38 milioni di euro al netto delle compartecipazioni degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale e siamo andati un po' a vedere in che aree di intervento dove sono state allocate le risorse. Questo è il significato. Ovviamente sono 200 pagine di dati, i tecnici poi possono vedere territorio per territorio cosa hanno speso gli enti gestori, cosa hanno speso i comuni, dove sono stati messi i finanziamenti, quanto è stata la compartecipazione, che tipi di servizi sono stati fatti, la spesa pro capite per ogni tipo di servizio, che è un dato molto importante perché ovviamente parlare della città di Novara e parlare di un consorzio molto più piccolo non ci dà l'idea sul valore assoluto, non ci dà assolutamente l'idea di dove sia la spesa. Noi parliamo in termini di spesa pro capite, quindi propensione all'investimento per area di intervento. Quello che è interessante notare è che continuiamo a parlare a livello di mass media nazionali del problema degli anziani, quanto costano gli anziani, stiamo invecchiando, eccetera. Sul territorio di Novara, molto opportunamente, la gran parte della spesa è sui minori o sulle persone con disabilità. Quindi non è vero che almeno nel territorio di Novara, per quanto risultato dall'osservatorio nel 2010, non è vero che siano gli anziani a pesare enormemente, ad affossare i servizi sociali, come qualche volta si dice. In realtà la spesa per gli anziani è una spesa sotto controllo, contenuta a quanto risulta, molto inferiore alla spesa di quanto non sia l'investimento per le nuove generazioni. Quindi dall'asilo nido, dove ci sono gli asili nido, a servizi per i minori, 0-6 anni, ma anche 7-13, 13-18. Quindi sulla fascia minori c'è la gran parte della spesa.